Bisogna fare un po' di scorte perché stiamo per andare nel deserto. Wow! Guardate ragazzi, non c'è anima viva, è tutta sabbia. Eccolo. Ci siamo accampati qui, c'è una pace incredibile. Siamo letteralmente in mezzo al deserto. Siamo qui che mangiamo, c'era un silenzio incredibile. È arrivato sto coglione col drone che come sembra di ronza una zanzara intorno. Provate a sentire. Non si sente nulla. Amazing. C'è solo una parola per descrivere tutto questo. Che spettacolo! Che silenzio. E lì c'è una croce, letteralmente è morto qualcuno. Io vado in ava scoperta, voglio vedere fino a dove riesco ad arrivare qua nel deserto. Ciao, so. Prima di lasciarti volevo salutarti, frate. No, no. Dai, fra, giuro che mi sento a vomitare. Tanto non si può difendere. Ok, è arrivato il momento di andare a farsi un giro. Guardate quanto c'è da esplorare. Tra l'altro ho lasciato anche le scarpe lì, sono a piedi nudi. Se guardate ha anche piovuto, ha fatto un po' di gocce. È semplicemente passeggiare e arrivare più lontano possibile. Secondo me è una cosa che può fare realmente bene alla mente, camminare da sole in questo silenzio. E non lo so, secondo me è terapeutico. Poi ragazzi, guardate che roba. Hola! Va bene che è il deserto, ma non posso lasciare il telefono qua. Il sole sta per andar via. Sono le 5 e mezza qua. Praticamente tramonta come più o meno in Italia, verso le 6. Abbiamo ancora tanto da camminare, anche se in realtà non abbiamo una meta, quindi non lo so. È il campione. Inizia a far davvero freddo, c'è tanto vento e si sta facendo anche tardi. Sta calando il sole. Non so, non ho minima idea di dove sia. C'è la sabbia che è gelata, mi sono tolto anche le calze. È qualcosa di incredibile. Questo è il mio regalo per i feticisti. Eccole, i miei piedini. Mi sono coperto perché sta iniziando a far freddissimo. Non vorrei esagerare, ma questa penso sia una delle cose più belle che abbia mai fatto. Sto camminando da 3 ore nel deserto. Chi l'avrebbe mai detto? Io sto continuando a camminare, ma credo di essermi perso. Il problema qual è? Che quando superi una duna, dopo ti sembrano tutto uguali. Ho un po' paura, ecco. Finalmente sta venendo buio, ho appena capito una cosa, perché non me ne rendevo conto prima. Sono in mezzo al deserto, non ci sono né luci né lampioni. Non sono proprio abituato a sta roba, quindi è meglio se torno indietro. Merda! Proverò a tornare sui miei passi sperando di ritrovare Usso. Una volta che trovo Usso, la via di casa è vicina. Andiamo. Merda! Raga, porca puttana. Porca puttana. Sto andando in crisi e quando vado in crisi rido come un coglione. Non vedo niente. Merda. Raga, letteralmente no. Merda. Mi sto cagando addosso. Raga, guardate, letteralmente. Vedo una luce. In teoria se c'è una luce vuol dire che lì è la strada. Quindi proverò a seguirla. Si è trasformata in una delle cose più belle della mia vita, nella situazione più assurda della mia vita. Assurdo. Sì. Sì. Arrivo. Eccolo. Oh, zio. Frate. Merda. Merda, frate. Mi sono cagato addosso, zio. Pensavo di non riuscire. Non sono mai stato così felice di vedere una persona in vita mia. Mi sono cagato addosso.